Diversi di voi hanno già avuto occasione di conoscere attraverso la mail la comunicazione e si è chiusa la selezione per il concorso per posto di professore di prima fascia settore concorsuale ICAR 02, no scusate 081, non imparerò, è difficile imparare, ICAR era più facile. E, allora, come previsto la procedura ha una seconda fase dopo la valutazione fatta dalla commissione, che è quel che prevede un seminario pubblico dei candidati che la commissione ha valutato come idonei. Abbiamo un candidato, quindi ci saremo un seminario Riccardo sa, è destinato un po' a illustrare, a presentare quello che Riccardo ha fatto, ma anche a presentare un po' le sue idee sul futuro, che è quello a cui certamente siamo più interessati in questo momento. Va bene, Riccardo, a te la parola. Vi ringrazio per essere qui. Dovrò cercare di convincervi che quello che ho fatto era di valore, che quello che farò sarà di valore. E vedo anche che c'è un pubblico anche eterogeneo, ho cercato anche di mettere la presentazione con non troppe formule in modo che chi non è aduso a queste possa anche comprendere un po' delle questioni. La cosa più difficile naturalmente sarà restare nei tempi che mi sono stati dati. Quello che vedete è un famoso quadro che si intitola Da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo, quindi mi sembrava che fosse adatto a questa situazione. E allora comincio subito da dove veniamo. Io vengo per esempio da questo, che è il primo lavoro che ho scritto insieme ad Andrea Rinaldo e Sandro Marani, e in tutte le slide vedrete una cosa simile, cioè vedrete una formula, perché nei miei lavori, eccettuato uno che poi vedrete, ci sono sempre delle formule. Questa è la formula della risposta idrologica geomorfologica sintetizzata. Non le spiegherò le formule, perché ciascuna di queste ovviamente richiederebbe abbastanza tempo, e questo lavoro si chiama Geomorphological Dispersion. In questo lavoro abbiamo cercato di far vedere alcune cose, cioè che la geometria nel caso della formazione dell'onda di piena contava più della dinamica dei singoli processi che avvenivano all'interno del bacino e della rete fluviale. Ahimè, dovrebbero dire i nostri amici idraulici, perché in questo caso marca una differenza anche abbastanza rilevante tra l'idraulica confinata e il funzionamento dell'ambiente complessivo. È una visione lagrangiana della situazione, che peraltro ha una storia pregressa con un milestone, che è il lavoro di Rodriguez, Turba e Valdés del 79, ma una storia ancora più antica che risale all'inizio degli anni 30 con i lavori di Sherman sull'idrogramma istantaneo unitario. Questo è un lavoro su un tema classicissimo sia dell'ingegneria idrologica, e il tema è uno dei più classici, cioè il calcolo della formazione dell'onda di piena. E in questi paper, e anche nei paper che poi sono seguiti, c'era all'inizio un'idea molto forte, cioè quella appunto di andare a capire come la geometria formasse la risposta idrologica, e quindi a fianco del processo che qui è stato iniziato, si è iniziato anche un altro processo in cui cercavamo di capire perché quelle geometrie piuttosto che altre. E per esempio questa parte di lavoro che ho iniziato ha portato, naturalmente insieme al lavoro dei miei advisor Andrea Rinaldo, Rodriguez Iturbe, che vedete citato, a questo articolo che si chiama Energy Dissipation Runoff Production and the Three-Dimensional Structure of River Networks. In realtà queste tre parole, Energy Dissipation, Runoff Production e persino la structure del river network, sono piuttosto presenti in quasi tutti i lavori che ho fatto. L'idea qui è di cercare di capire perché i fiumi sono fatti
come la terza forma che vedete qua, piuttosto che nelle altre due mode. Rodríguez Iturbe aveva chiamato il primo sistema il sistema comunista, in cui chi sta al potere al centro ha tutte le risorse, gli altri per accedervi devono fare una strada lunga. La seconda figura l'aveva chiamato il sistema capitalistico, in cui tutti cercano di andare alla sorgente del potere e delle risorse, però tutti in maniera disorganizzata. E naturalmente il terzo sistema invece è quello migliore, in cui mette assieme le due soluzioni, una soluzione globalmente ottimale di accesso alla risorsa che in questo caso sta al centro. La metafora va bene perché esattamente quello che si dice in questo articolo è che la forma dei fiumi, così come viene misurata, è come allora caratterizzavamo con le leggi di Orton, che riguardano i rapporti tra le lunghezze, la branching structure dei fiumi e così via, sia prodotta da un processo di ottimalità. E che poi è questo. Il processo di ottimo che noi abbiamo in qualche modo visto è quello della minimizzazione dell'energia dissipata, che può sembrare strano rispetto ad altri processi di ottimizzazione che voi pensate agire in natura, perché di solito si pensa per esempio alla massimizzazione dell'entropia. In realtà, proprio per la forma di questi sistemi, in cui i processi sono veicolati da una rete e non hanno una topologia semplice, e la variazione del numero di stati che la costruzione secondo una rete comporta, fa sì che a dominare sia piuttosto la minimizzazione dell'energia piuttosto che la massimizzazione dell'entropia. E anche questo l'abbiamo dimostrato in alcuni lavori che sono poi seguiti. Certamente questo è un tema di una vastità grandissima, perché il nostro corpo è fatto di reti. Dentro abbiamo una rete vascolare, una rete neuronale, e la natura è fatta di reti. E in realtà, quindi, anche sulla base di questo lavoro, ci sono stati, ma non solamente ovviamente, perché questo fa parte di un mainstream di lavori in biologia, piuttosto che in fisica, piuttosto che in altre scienze, in cui si è tentato di ricondurre moltissime delle forme funzionali che vediamo in natura ad un principio di minimizzazione. E a quel tempo si coniugava anche ad un altro tema, che era quello dei frattali, the Fractal Geometry of Nature di Mandelbrot, che diceva: ma le nuvole non sono cerchi, le montagne non sono quadrati, ma tutto è geometria frattale. C'è stato su questo tema un grande sviluppo un grande interesse in varie discipline, anche per esempio in architettura e in urbanistica, tanto per citare alcune situazioni che vedo qui rappresentate. Però una risposta che non veniva data è perché la natura fa dei frattali piuttosto che far quadrati, cerchi, sfere e quindi figure regolari. Con questi lavori noi abbiamo cercato di dare questo tipo di risposta. Non è un tema, è un tema che risale al mio inizio di carriera, però come vedete qui c'è anche un lavoro su Proceedings of National Academy of Science che è stato pubblicato l'anno scorso e nel quale abbiamo fatto qualcos'altro di nuovo. Contemporaneamente, sempre in questo tentativo di capire perché le forme della natura, in particolare dei fiumi, erano fatte in questo modo, abbiamo anche affrontato il problema da un punto di vista diverso, e cioè tentato di capire attraverso una dinamica implementata matematicamente in modo diverso, che si chiamava self-organized criticality, se si potessero formare delle geometrie, o quelle geometrie che noi misuravamo nell'ambiente. La risposta è sì, il prodotto qui, come vedete, è un articolo su Nature, e questo è l'unico articolo che non ha equazioni di tutta la mia carriera. Quindi no equations on Nature, che suona anche divertente se vogliamo. L'idea era che comunque i processi erosivi formano frattali, processi di tipo diffusivo,
come almeno erano schematizzati qui, li distruggevano tutto quanto. Questa è la copertina che abbiamo avuto quella volta su Nature, e l'evidenza in qualche modo era che sì, self-organized criticality e questi processi di minimizzazione di energia comunque portavano gli stessi risultati e probabilmente erano la stessa cosa. L'idea è che naturalmente i geografi avrebbero detto queste, ma sì, tutte le reti si assomigliano. Un lavoro che abbiamo iniziato, che ha sempre accompagnato il mio lavoro, è stato quello di capire come queste cose poi si potevano misurare e rappresentare. Questo lavoro sulla legge di Hack, che altro non è che un rapporto tra l'area di un bacino e la lunghezza del suo stream principale, cioè se io so che l'area di un bacino è, non so, 10 km quadrati, come faccio a sapere quant'è la lunghezza dell'asta principale? Se fosse una geometria semplice sarebbe proporzionale alla radice dell'area. Così non è per i fiumi, l'esponente che appare è maggiore di 0,5 e 0,56. In realtà relazioni di questo tipo all'interno di un fiume si possono trovare in tutte le loro parti, e c'è tutta una serie di esponenti che sono correlati tra di loro, di cui di alcuni non ne cito neanche. Cioè, quindi abbiamo introdotto un sistema per misurare queste cose e naturalmente per verificare le teorie che abbiamo implementato. Tutto quanto questo richiedeva l'analisi del terreno, e in questo caso i dati erano i dati digitali del terreno, che allora all'inizio non esistevano. Il primo dato digitale del terreno che abbiamo costruito, un mio studente in tesi ha preso delle carte dell'IGM, le ha spalmate sulla nostra stanza di sopra di 50 metri quadri. Adesso non devo dire troppe cose sui metri quadri, che dopo si genera. Ha tracciato dei quadrettini e poi ha preso le misure e ha costruito un dato digitale in questo modo, che poi abbiamo riportato. Questo ha avuto uno sviluppo in seguito, anche perché la tecnologia che abbiamo cominciato a sviluppare poi è stata implementata in un sistema software che ha avuto varie implementazioni, in particolare adesso sta migrando in un GIS che si chiama GVSIG. A questo punto ho cominciato a fare anche alcune altre cose rispetto a quelle che vi ho appena illustrato, cioè per esempio ho cominciato ad occuparmi di quella che diciamo da qualche anno si chiama Hyper Resolution Modeling, cioè sono modelli dei processi correlati fra di loro scusate, che fanno il bilancio idrologico, in questo caso del bilancio di massa, ma anche il bilancio dell'energia nel caso di questo articolo, che forse è una cosa unica all'interno del panorama anche di questi modelli. E quindi sono andato a costruire un modello più tradizionale di quelli che facevo prima. E naturalmente anche questo è un thread di ricerca che poi ha avuto sviluppi recenti e che vedete citati anche qua. E in qualche modo, facendo l'avvocato del diavolo di me stesso, cioè dice: ma cosa stai facendo? Adesso smetti di fare questi modelli che sono così semplici, così intelligenti, che portano anche così grandi risultati, e perché ti metti a fare dei modelli che sono meccanistica anche in qualche modo, nel senso che in cui la realtà viene rappresentata attraverso equazioni differenziali accoppiate fra di loro, risolte in modo complicato e così via. Forse poteva essere un segno di inizio di senilità della ricerca, ma non credo che così sia stato. Ma visto che appunto il critico mi chiedeva un po' di prospettiva su questo tema, cerco di raccontare almeno una delle motivazioni perché l'ho fatto, no? Questa è la Terra, l'immagine è piuttosto interessante. Quello che vedete in piccolo è tutta l'acqua che c'è sulla Terra rapportata al volume della Terra, e quello che vedete ancora più in piccolo sono le freshwater, le acque superficiali, la parte di risorsa che è cosiddetta rinnovabile. E se lo vediamo in numeri,
vedete qui c'è tutta una tabella di numeri in cui non vi invito di leggere i dettagli, però questi stoccaggi, che non si vede tanto in questa cosa, alcuni sono quelli che sono rilevanti per le cose che ci interessano, sono l'umidità del suolo, che è l'1 per 1000 dell'acqua, l'acqua degli esseri viventi, che è ancora di meno, l'1 per 100.000, lo era messo male, e se vogliamo anche, perché ci può interessare, la parte di acqua dolce. Un primo effetto rilevante è che l'acqua che in realtà ci interessa, di tutta l'acqua che sta sulla Terra, è una piccolissima frazione, e di questa piccolissima frazione, su questa piccolissima frazione vivono tutti gli ecosistemi e viviamo anche noi. La stessa situazione si può viceversa vedere quando si fa il bilancio dell'energia: arriva 100 di radiazione solare, a Terra ne arriva più o meno 50. L'acqua è coinvolta un po' dappertutto in realtà, ma prevalentemente in due situazioni. Una situazione qui, che è quella fisicamente più consolidata, se vogliamo, che è quella in cui si ha un flusso di calore latente, qui c'è anche un flusso di calore sensibile, cioè l'evaporazione in questo caso, che qui vedete rappresentata come il 7 e il 23%. In realtà questi due numeri si riferiscono alla Terra in media, in realtà sulle land masses questo è molto di meno, è circa 10 e 10. Bisogna poi rimettere a posto il sistema. Un'altra cosa interessante che non c'è mai nei bilanci di energia è questo: le terre, la vegetazione mangia la luce solare, si costruisce attraverso la luce solare. Gli altri ingredienti sono la CO2, l'acqua e alcuni tracci di minerali. L'1% della radiazione che arriva, ho messo un numero per indicativo come ordine di grandezza, ma in realtà è lo 0,2% in media, è il 4% nelle situazioni di crescita, rimangono dentro nelle piante. Quindi la vita in realtà rappresenta, come abbiamo visto prima, attorno all'1 per 1000 dell'acqua e attorno allo 0,2% del bilancio di energia. E questo è il cuore di una parte di ricerca idrologica. Tutto scorre, e scorro anch'io, perché altrimenti i tempi corrono. E la visione classica di tutto questo è che c'è il ciclo idrologico, il vecchio ciclo idrologico che siamo abituati a vedere dai nostri libri delle elementari, sostiene la vita sulla Terra, erode la superficie, fa tutte queste forme, regola il clima ed è a servizio di fondamentali servizi ecosistemici. Comunque questa non è in realtà la visione più moderna che possiamo dare a tutto questo, perché se noi osserviamo per esempio Venere, Marte e la Terra e andiamo ad osservare l'atmosfera, vediamo una differenza sostanziale, e cioè l'atmosfera di Venere e l'atmosfera anche di Marte, molto più rarefatta in verità, hanno grandissime quantità di CO2, mentre l'atmosfera della Terra ha azoto e ossigeno. Tutto l'ossigeno che vediamo sulla superficie della Terra è creato attraverso il ciclo idrologico, in particolare dall'acqua che viene presa dalle piante. Le piante prendono la CO2 dall'aria, l'acqua dal suolo, rompono la molecola di acqua e liberano quella parte di ossigeno che sta nell'acqua nell'atmosfera. Quindi, se è vero che il ciclo idrologico sostiene la vita, è anche vero che è la vita a generare il ciclo idrologico, perché l'ossigeno, la struttura dell'atmosfera che noi vediamo, è generata proprio perché la Terra è abitabile. E anche qui si potrebbero innescare tantissimi discorsi sui feedback che ci sono. Comunque, in sintesi, rispondendo al mio critico virtuale di prima, è che sì, cioè con questo tipo di modelli in realtà riporto al centro, ho cercato di riportare al centro dell'attenzione alcune cose tanto fondamentali quanto disconosciute in certi tipi di modelli, cioè la conservazione della massa, la conservazione dell'energia e un'adeguata rappresentazione del trasporto di momento.
di quantità di moto. E dall'altra parte un'attenzione a tutto il ciclo idrologico, non solo ad una parte di esso, come era tradizione per l'ingegneria prima di allora. Alberto mi dirà che io mi dimentico delle groundwater, delle acque sotterranee, ma ovviamente ci sarebbero anche le acque sotterranee. Un'altra risposta che possiamo dare, e questa ogni tanto devo mettere un'immagine anche per i nostri amici architetti, no? Non so. In realtà c'è un'altra questione più strettamente modellistica che è bene rappresentata da questa immagine, che in realtà è stato Bill Dietrich a mostrarla, cioè l'idea che avevo e che ho ancora di molti modelli di questo tipo che sono fatti è che rappresentano, le parole di Bill Dietrich, quello che è un ecosistema irrealistico fatto con sistemi che sono di per sé realistici, cioè i singoli pezzi, le singole equazioni che magari mettiamo assieme per formare questi modelli, tra cui spesso anche i modelli climatici che poi spostano per esempio finanziamenti, sono al centro della nostra ricerca oggi, sono un po' questo tipo di sistemi, cioè in cui magari i singoli pezzi sono realistici, ma quando li mettiamo insieme troviamo un leone nella foresta invece che nella savana. E l'idea dietro alla costruzione di GeoTop era anche quello di costruire un ecosistema realistico di modelli. Per chi volesse, anche queste sono parole, questi sono i vari processi che sono all'interno di GeoTop e che corrispondono poi ad equazioni che sono poi queste, che per il momento potete prendere come un geroglifico, ma che si potrebbero spiegare naturalmente con dettaglio. Attorno a GeoTop poi sono fioriti tutta una serie di studi applicativi che sono stati abbastanza di successo, nel senso che sono riusciti a prevedere le classiche onde di piena, gli flussi di calore latente e sensibile e l'interezza del bilancio idrologico. E una parte di GeoTop in particolare che pochi modelli hanno insieme come le altre è la parte che si occupa della neve e della criosfera, e perché come vedete noi viviamo in un ambiente montano in cui il clima cambia dal clima dal fondo valle alla cima della montagna. È tanto variabile quanto il clima che varia da New York a Los Angeles o cose di questo tipo, quindi c'è anche un'eterogeneità climatica che va descritta in maniera opportuna, e non si può fare a meno di descrivere la parte criosferica. Nella parte criosferica, anche qui forse la vedete segnata nell'equazione che sta sopra, ci sono degli elementi molto interessanti, perché voi pensate di avere dell'acqua che è nel suolo in condizioni non sature, a un certo momento la temperatura si raffredda e l'acqua si ghiaccia. La termodinamica che descrive tutto questo sistema si conosce in teoria da più di un secolo, ma in pratica non era mai stata bene, come dire, aperta. Ed è quello che abbiamo cercato di fare in questo lavoro che ho fatto con Matteo Dall'Amico e con Stefan Gruber, cioè quello di riaprire tutto e di rianalizzare tutta la parte di termodinamica alla luce di questi fenomeni. Ed è un lavoro estremamente interessante, ma non è che questa parte rimanga un aspetto puramente teorico. Quella che vedete qui è un utilizzo operativo di questo modello, un utilizzo operativo in particolare per prevedere l'altezza della neve su praticamente tutto l'arco alpino, e questo viene fatto da Mountaineering, che è uno una ditta che è nata dai miei allievi. In tutto questo naturalmente un po' di lezioni le abbiamo imparate. Il modello che abbiamo costruito in una maniera monolitica, un sacco di difetti dal punto di vista informatico, naturalmente anche dal punto di vista numerico. Ahimè, Vincenzo, noi cerco di seguire le tue parole, ma rimango poi un rozzo applicatore di modelli e di sistemi analisi. Comunque abbiamo cercato anche di interessarci per ridurre il gap che può essere tra quello fra l'implementazione
di algoritmi sensati che convergono nel modo giusto, che descrivono la realtà nel modo giusto e che però siano anche facilmente inseribili in un sistema modellistico così complesso che vuole descrivere tutti questi progetti. Rimane una necessità di upscaling, e qui cito una volta che andai a difendere il progetto Acquaterra, un progetto europeo il cui capo era Alberto Bellin, a Bruxelles, e uno degli advisor ci disse: ah, upscaling, ma qui voi volete più soldi. In realtà upscaling vuol dire che un modello come la fisica di un modello come GeoTope è scritta a poche decine di metri, è già una fisica statistica in qualche modo che andrebbe investigata, però noi vogliamo descrivere anche i bacini su scala continentale, e quindi abbiamo bisogno che le leggi della fisica che noi diamo alle scale più piccole, troviamo un sistema per scriverle alle scale più grandi in un modo che sia coerente e decente. E così, per esempio, per descrivere il bacino dell'Adige nella sua complessità, dove anche le azioni umane interagiscono, perché poi questo è uno dei temi fondamentali di adesso, capire come noi siamo diventati agente attivo nell'alterazione del ciclo idrologico. Non solo il bacino dell'Adige, ma anche il Nilo Blu, e vedete la scala fra Nilo Blu di dimensioni fra Nilo Blu ed Adige. Come fare questa cosa? Beh, qui in realtà vengo al mio lavoro iniziale, se vogliamo, ma più propriamente in realtà al lavoro che Andrea Rinaldo ha fatto con i miei fratelli, diciamo, accademici, Gianluca Botter, Enrico Bertuzzo e più recentemente Paolo Benettini, in cui l'idea è che questa fisica statistica dei bacini a scala grande si può fare attraverso l'utilizzo di alcune distribuzioni di probabilità, particolarmente date qui in questa relazione che poi si chiama Niemi Relation, che poi ha tutta una serie di implicazioni, e che io in qualche modo ho ripreso in un articolo recente in cui ho fatto tutta la storia, praticamente dal mio primo, cioè molto prima del mio primo articolo, ma in questa storia che riguarda la produzione del deflusso superficiale, ma anche gli altri temi. Una bella cosa di questa declinazione nuova della teoria è che contrariamente a quanto succedeva prima, qui l'evapotraspirazione e gli altri fenomeni all'interno dei volumi di controllo che rappresentano in fin dei conti gli elementi, i bacini voglio dire, e questi elementi ci sono tutti, non ce n'è uno solo, ci possono essere tutti quanti, opportunamente parametrizzati e discussi. Allora adesso cosa voglio fare? Certamente il mio lavoro su GeoTope non può in qualche modo venir meno, è un lavoro che tra l'altro adesso è entrato in quella serie di lavori in cui la gente ti cita anche se a sproposito, per così dire, no? E questo è fortunatamente uno di questi lavori, e cioè l'analisi numerica deve migliorare. È necessario introdurre una dinamica della vegetazione, perché abbiamo visto quanto sulla scala globale la vegetazione sia importante sul ciclo idrologico, ma in realtà lo è anche sulla scala locale. Bisogna cambiare il modo paradigmatico in cui si fanno questi modelli. Bisogna cambiare parametrizzazione. Il cuore di GeoTope, per esempio, l'equazione di Richards, che adesso ha metodi di soluzioni numerici eccellentissimi. Fino a qualche anno fa qualcuno diceva che non si potevano neanche risolvere quasi tridimensionalmente, ma comunque i termini che stanno all'interno vanno cambiati, e noi ne abbiamo dato una dimostrazione, perché quando abbiamo scritto le equazioni del ghiacciamento del suolo, abbiamo preso le equazioni di Richards e abbiamo cambiato una parte che si chiama curve di ritenzione idrica, costruendo tutto sulla base di una teoria termodinamica appropriata.
e così via, e quindi qua ci sarebbe abbastanza da fare. In realtà le possibilità potrebbero essere ancora di più, perché potrebbero essere, ci sarebbe una necessità molto forte di inserire il carbon cycle. Per esempio la Fondazione MAC ha degli specialisti di questa parte del bilancio, e questi usano il modello Geotop per fare le loro azioni, però questa seconda parte dei nutrienti e del carbon cycle non è ancora inserita. In realtà, e qui mi riallaccio a questo discorso, quando noi osserviamo la natura, il discorso dell'upscaling, cioè si pone una questione anche di natura teorica. Quanto mechanistic, non so come dire, dobbiamo essere in questi modelli, o quanto invece possiamo cambiare la struttura delle equazioni. Come sia possibile farlo? Questo è certamente un tema di ricerca che mi affascina e sul quale certamente cercherò di lavorare per capire come, partito dal semplice, arrivato al complesso, ora si possa ritornare alla semplicità iniziale, però magari in una maniera più consapevole di quella che avevo 20 anni o 30 anni fa. Penso che queste frasi che ho preso da un libro che si chiama What is Life di Erwin Schrödinger, che viene prima della scoperta del DNA, però in qualche modo fu parte di questa idea, cioè la mia idea è che quello che è vero per la vita è vero anche per l'idrologia, anche perché la parte delle piante certamente è vita all'interno dell'idrologia, e c'è nella condizione di alcuni che l'intenso sistema di deduzioni matematiche che è nella base delle scienze fisiche e anche dell'ingegneria in qualche modo sia, come dire, troppo semplificato per studiare una cosa così complessa come la vita. Invece, in qualche modo, lo studio del DNA, per esempio, ha mostrato che lo studio della vita può passare anche attraverso alcune formalizzazioni. Magari non la matematica di oggi, ma una matematica diversa che potrà in qualche modo essere inventata e magari essere, come dire, anche suscitata da questi studi idrologici. Si è tanto parlato nell'ultimo decennio in idrologia di holistic view, cioè di visioni che comprendano tutto, però io francamente voglio dirvi che io non credo in visioni olistiche che non siano fondate quantitativamente su una teoria formale che in qualche modo abbia a che fare con matematica e con approcci, che ci sia bisogno nello stesso tempo di una nuova teoria delle interazioni fra le cose, che per esempio si fondi sulla strutturazione di queste interazioni attraverso grafi o elementi diversi da quelli che forse siamo abituati a considerare. Così finisco citando uno dei miei maestri, Rodriguez Iturbe, dice: dov'è la medaglia d'oro nella tua ricerca, nella cosa? Beh, certamente la medaglia d'oro è dare l'acqua agli assetati, cioè alle persone, agli ecosistemi e all'agricoltura. Certamente la medaglia d'oro è nel far sì che crescano studenti che abbiano successo. Questo è dicembre 2015, 100.000 euro che i miei ex studenti hanno vinto in un concorso di idee per un'applicazione che hanno fatto. Un'applicazione, non rocket science. E certamente è anche però nelle risposte teoriche che possono venire, cioè nell'avere meglio i flussi termodinamici nel modo giusto dei vari elementi di quello che adesso si chiama critical zone, nelle parole moderne. Nulla di tutto questo, a mio parere, può essere raggiunto se non c'è un'idea importante e non può essere raggiunto senza la scienza. C'è qualcuno che in questo momento pretende che la scienza, in particolare l'idrologia, sia una commodity, cioè sia una cosa che si prende, si usa in modelli di sistemi di decisione
e poi si prendono delle decisioni che magari spostano finanziamenti di milioni di euro. Se non c'è la scienza dietro, questo, a mio parere, non può avvenire. Adesso concludo veramente ringraziando le persone senza le quali questo non sarebbe stato possibile. Una è Sandro Marani, che purtroppo è venuto a mancare. L'altro è Andrea Rinaldo, che è stato il mio advisor e amico, e anche di Lama, faccio finta che non ci sia. E l'altro è Ignazio Rodriguez Iturbe, e naturalmente tutti i miei studenti che in qualche modo hanno collaborato più attivamente a questa parte delle ricerche, che sono tuttora parte di queste ricerche e che lo saranno ancora in futuro. E ci sarebbero anche delle altre cose da dire, ma ho sicuramente sforato il tempo che mi avete concesso e vi ringrazio.